della cosmografia greca pose laurea a età di Saturno. Qui fu la prima culla degli dei, qui gli orti Esperidi, qui il riposo di Ercole coi suoi armenti. Qui le onde parlano dell'amore di Glauco per Scilla e delle peregrinazioni di Ulisse. Sul promontorio Lacinio presso Crotone, una colonna solitaria proietta da 2500 anni la stessa ombra. Ultimo resto del tempio di Era, ove Pitagora predicava la virtù e più tardi, Annibale sconfitto, deponeva premente di rabbia alle tavole di bronzo con il piano di guerra contro Roma. Prima che Atene raggiungesse il suo splendore, le coste della Calabria vivevano l'età d'oro di Pitagora e fiorivano di opulente città. Crotone, Locri, Reggio e Sibari, regina di piaceri e di commercio. La loro decadenza e la loro fine rientrano nel ciclo inesorabile della vita a cui, più tardi, la stessa Roma doveva piegarsi. E venne un giorno in cui, sulle orme romane, avanzarono nel cuore della Calabria i barbari, che primi avevano umiliato l'urbe indebolita saccheggiandone gli immensi tesori. Erano i Goti, ma un fato vendicatore li attese al varco sul Busento e reclamò la vita di Alarico, loro re. Con quei tesori egli venne sepolto sotto il fiume che ancora ne conserva il mistero. E fu come se la Calabria, nella tomba di Alarico, avesse sepolto tutto il suo grande passato. Scesero le tenebre. Nelle torve castella medioevali la sua storia restò prigioniera. E il tempo si fermò. Sulla vita degli uomini prese il sopravvento quella della terra. Imponenti flagelli naturali corrosero montagne e colline, dissolvendole in ciclopiche piaghe argillose. I torrenti sfrenati si disperdevano in acquitrini stagnanti, regno della malaria. L'uomo abbandonò la pianura. Si abbarbicò le colline presilane al riparo dai miasmi delle paludi e dai rigori del sovrastante altopiano, ma non li abbandonò la miseria. Rimasti isolati tra la montagna deserta e il piano inaridito, 36 paesi con circa 50.000 famiglie si affacciavano sull'immensità di terre dissestate, contendendosi le misere particelle coltivabili concesse in affitto dai grandi latifondisti. Erano costoro pochi feudatari che per la vastità stessa delle terre possedute, per la mancanza di mercati e talvolta per incuria, lasciavano alla pastorizia il compito di assicurar loro una rendita tranquilla. Le transumanze stagionali tra i pascoli della pianura e quelli della Sila offrivano agli armenti condizioni ideali, ma non ricchezza alle misere popolazioni. Anche le impenetrabili boscaglie che coprivano le zone più fertili della pianura erano solo teatro di battute di caccia padronali. Ai contadini senza terra, invece, il quotidiano dramma della fatica e della miseria. Incamminarsi prima dell'alba verso le magre particelle disperse sul latifondo, distanti l'una dall'altra,
spesso lontane dalle loro case anche 3 o 4 ore di cammino e differenti di anno in anno. Nomadi della terra, su nessuno di questi campi si potevano fermare, su nessuno costruire, piantare, sistemare. Praticavano un'agricoltura assurda senza azienda agraria, senza rotazioni, senza attrezzi. Poi, dopo altrettanto cammino, il ritorno alle povere case, sempre più anguste per il moltiplicarsi delle famiglie, mentre il pane era appena sufficiente a non morire. Vivevano in un fatalismo inerte in cui il peso della famiglia era la sola spinta vitale e le tradizioni la loro forza. Tradizioni radicate da millenni in una terra contesa da tutti i popoli mediterranei, che tutti vi hanno lasciato una traccia. Sono intatte testimonianze di un remoto passato che sopravvive in colorite immagini medievali e in idiomi perfino stranieri. Sempre tradite, anche nelle più modeste aspirazioni, si è alzato un appello alla giustizia e alla solidarietà, cui il Paese ha risposto. E in Calabria il tempo ha ripreso a camminare. La legge Segni sulla Sila è un taglio netto e violento che vuole risolvere in questo comprensorio i due problemi fondamentali dell'agricoltura calabrese. Formazione di aziende agricole e trasformazione del latifondo in coltura intensiva. Questo può solo avvenire quando il contadino è certo del possesso della terra. L'unica soluzione era quella di prendere ai pochissimi che avevano troppo per dare ai molti che non avevano nulla, applicando una legge di solidarietà che da 2000 anni predica il Vangelo. Così, su un'estensione di oltre 500.000 ettari, sono stati tagliati 76.000 ettari di terreno trasformabile da distribuirsi tra circa 20.000 contadini senza terra. È l'atto di giustizia che la Calabria aveva tanto atteso e che oggi la porterà rapidamente al livello delle altre regioni d'Italia più progredite. A queste terre destinate ad entrare nel ciclo di una nuova vita occorre dare uno stato civile. Squadre catastali ripartiscono, qualificano e valutano i terreni espropriati da assegnare ai contadini. Queste operazioni non sono semplici calcoli. Dal modo in cui si tagliano le quote dipendono il carattere, la funzionalità, la vitalità stessa delle future aziende agricole. Di terre è avvenuta a Santa Severina, borgo nobilitato da vestigia di un illustre passato, ma dove l'80% dei contadini era senza aratro, senza l'indispensabile asinello e senza mezzi per comprare sementi e concimi. Ai contadini di Santa Severina sono stati distribuiti 1.600 ettari di terreno mediante estrazione a sorte di quote prestabilite e classificate per famiglie tipo. Gli uomini di Calabria, anche se si nutrono ancora di solo pane, cominciano a credere nella promessa dell'avvenire, l'avvenire che la leggenda antica del Busento sembra spiegare. Il tesoro sepolto con Alarico nel cuore della Calabria
fu per secoli cercato invano, perché la stessa terra l'ha assimilato. E in questa terra bisogna cercarlo con la volontà e col lavoro, che crea e mantiene la giustizia e rende gli uomini buoni. E questi uomini pregano per sé e per gli altri come insegna il Vangelo. Dio, dammi il giusto, non voglio né ricchezza né povertà.